Saluto a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come impostare su uno smartphone Android come live wallpaper, quindi sfondo in movimento, un'immagine GIF. Allora, basta andare su Play Store e scaricare Anim GIF Live Wallpaper. Vabbè, questa è la versione light, poi c'è anche la versione a pagamento. Andiamo a installarla, che come vedete è leggerissima, ce la sta già installando. Andiamo ad aprirla. Allora, come vedete adesso di default c'è questa GIF. Allora, prendere una presa dal web. GIF Simpson, ipotizziamo. Ovviamente conviene che la GIF sia delle dimensioni del telefono, quindi rettangolare, magari in HD. Allora, proviamo questa di Batcrepa, no, mi piace come risoluzione, stiamo scrivendo HD, vediamo cosa succede. Sono tutte ferme. Allora, vediamo HD, mettiamo animate. Ok, prendiamo questa di Bart, stupida. Ok, la scarichiamo. Allora, scarichiamo l'immagine GIF che ci interessa. Andiamo ad aprire il programma. Allora, scegliamo qui. Andiamo in impostazioni. E andiamo a selezionarci la nostra immagine. Qua si chiede la qualità, se dobbiamo stringerla, per i telefoni a bassa risoluzione. Come vedete crasha un po' sulla Samsung Galaxy S6, vedete, non è proprio bellissimo. Allora, andiamo su Select GIF Files e andiamo a selezionarci la nostra cartella Download, sperando che sul vostro si veda meglio, sul mio è andato in tilt. Eccolo qua. E scegliamo la nostra GIF che ci siamo scaricati, vedete? Adesso facciamo imposta come sfondo. Ok, andiamo a vedere il nostro nuovo sfondo. Come vedete abbiamo una nuova GIF animata ed è come se fossimo creati noi un live wallpaper. Infatti vedete che Bart ogni tanto muove gli occhi. Possiamo anche impostare noi la velocità, la risoluzione, lo sfondo eventuale e niente, questo è tutto. Se vi è piaciuto, è stato utile questo video, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al mio canale per i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.